gesti basta, mille volte io me ne andai via, ed ogni immobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. So tutto delle tue magie e tu della mia intimità. Sapevo delle tue bugie, tu delle mie tristi viltà. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Ma c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Il tempo passa e ci scoraggia, tormenti sulla nostra via. Ma dimmi, c'è peggiore insidia che amarsi con monotonia. Adesso piangi molto dopo, io mi dispero con ritardo, non abbiamo più misteri. Si lascia meno fare al caso, scendiamo a patti con la terra, però è la stessa dolce guerra. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Che meraviglia di canzone questa, la canzone dei vecchi amanti di Franco Battiato, è un pezzo del 2006 e con piacere che su queste note stupende andiamo a salutare Giovanna Loda. Buongiorno Giovanna. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Credo che non ci sia mai capitato di fare insieme questo no. angolo della poesia. Sperimentiamo anche questo, io sono assolutamente ignorante da questo punto di vista, infatti facevo condurre benissimo ad Alex, che ritornerà già la prossima settimana, ma come già ti dicevo è stato un weekend particolarmente faticoso per tutti, e quindi il buon Alex, da buon vecchietto qual è, gli lasciamo chiaramente qualche ora di riposo. Bene, poesia che passione, andiamo un pochettino a riassumere questa collaborazione prima di partire, sì, poiché è una collaborazione che sta durando da parecchio tempo e mi fa particolarmente piacere che venga confermata negli anni attraverso una tua presenza in radio ogni 15 giorni. Io ringrazio te, ci mancherebbe, Luca, che sei direttore della radio e che quindi mi consenti di avere questa possibilità. E d'altronde, se si hanno i risultati, perché non farlo? Certo. Insomma, vedo che è apprezzata e quindi è giusto così. Perfetto. Allora, ogni settimana quando arrivi, appunto, c'è questo spazio dedicato, no? Sì, vorremmo spiegare appunto perché siamo partiti con questa canzone di Battiato. Perché stamattina parleremo di uno chansonnier francese, Jacques Brel, da cui Battiato ha proprio preso per incidere in italiano una delle sue canzoni più importanti, appunto la canzone dei vecchi amanti. E poi ascolteremo anche Brel, tra l'altra cosa, appunto. Se ti va bene, io ho pronta anche la canzone di Brel, quindi più tardi magari chiudiamo con quella. Un pezzettino dell'originale, dai, sarebbe bello. Sarebbe davvero, sì, molto molto bello, sì, certo. Dai, così facciamo un abbinamento completo. Perfetto. Allora, cominciamo con... perché partiamo da questo cantante francese? Perché in realtà parto dal presupposto che spesso i testi delle canzoni sono molto poetici,
Citiamo per esempio le canzoni di De André, di certo. Battisti, eccetera. E questo cantante francese appunto divenne famoso soprattutto per i testi che lui scriveva delle sue canzoni, che furono definiti proprio vere e proprie poesie. E vediamo brevemente la sua biografia. Innanzitutto nasce a Bruxelles nel 1929, e da padre fiammingo e da madre di lontane origini franco-spagnole. Non ancora diciottenne, poiché i risultati negli studi erano piuttosto scarsi, inizia a lavorare nella fabbrica di cartone gestita dal padre. Nella sua prima produzione artistica si ritrovano gli ideali vissuti all'interno di un gruppo che esaltava la religiosità, il cristianesimo, l'umanitarismo evangelico, ma soprattutto uno dei suoi ideali principali sarà l'esistenzialismo. Vorrei spiegare in brevissime parole che cos'è stata questa corrente filosofica, l'esistenzialismo. Certo. Allora, il nome si spiega perché l'esistenzialismo analizza l'esistenza umana, appunto, dicendo che l'uomo è solo, abbandonato nel mondo, condannato ad essere libero e obbligato a scegliere. L'angoscia, l'esperienza del negativo, conduce l'uomo a capire la sua finitezza, quindi la sua limitatezza. E quindi in questo movimento filosofico ritornano con insistenza i motivi dell'inquietudine, della crisi, della libertà contrapposta alle limitazioni, ma fondamentale il tema della solitudine dell'uomo, perché sempre secondo l'esistenzialismo il rapporto con l'altro è conflittuale ed è impossibile ogni autentica comunicazione. Quindi questo pensiero ha influenzato molto la sua produzione letteraria. Certo. Ci fai, oltre che poesia, perdonami, anche un po' di storia. Io poi sono particolarmente amante della storia. Leggere, sì. No, dico, ci fai anche una cronostoria, certo, e quindi sì. È molto bello riuscire, come ripeto, a... Certo, gli eventi principali della sua vita. A Bruxelles, certo, partecipa, sì, a diversi spettacoli teatrali, e nel 53 incide il suo primo disco. E le sue canzoni sono ascoltate da uno dei più grandi scopritori di talenti dell'epoca, che si chiamava Jacques Canetti. Viene quindi convocato a Parigi e si trasferisce lì, dove comincia a esibirsi in molte delle cantine dei bistrò parigini, si dice addirittura 7 volte per notte, senza però ottenere un successo immediato, perché il pubblico e la critica francesi inizialmente non apprezzano subito la sua musica, si dice forse anche a causa della sua origine belga. È rimasta celebre la frase di un giornalista che in un articolo ricordava a Brel che ci sono ottimi treni per Bruxelles, cioè praticamente gli diceva di tornare a casa sua. Però Jacques Canetti, che abbiamo detto prima, questo talent scout, crede molto in lui e gli dà la possibilità di incidere i primi 33 giri. E cosa molto importante, una delle più grandi cantanti dell'epoca, Juliette Gréco, che era definita la dea di Saint-Germain-des-Prés, registra una delle sue canzoni e gli presenta un pianista e un arrangiatore che poi, molto importanti, che poi diventeranno i suoi principali collaboratori. Nel 61 capita che improvvisamente Marlene Dietrich dia forfè al teatro dell'Olympia, dove doveva esibirsi. E il responsabile del teatro chiama Jacques Brel e qui è il suo trionfo. In quanto gli spettacoli di questo artista belga cominciano a incontrare uno straordinario successo che lo porterà addirittura in Unione Sovietica, compresi la Siberia e il Caucaso, non solo, ma anche in Africa e in America. Nel 66, all'apice del suo successo e con lo stupore generale, Jacques Brel dichiara che a partire dall'anno successivo e dopo una serie di concerti di congedo non canterà più in pubblico. Quindi i suoi recital all'Olympia durano ben 3 settimane. Come mai questo? Perché era desideroso di provare nuove emozioni, nuove strade, e si dedica in particolare al teatro e al cinema. Nel 67 scrive una commedia, Viaggio sulla Luna, che però non debutterà mai. Sempre nel 67 inizia a recitare in alcune pellicole come attore protagonista, per poi passare addirittura alla regia e alla sceneggiatura di 2 film. Però anche l'esperienza cinematografica un poco alla volta si esaurisce. Allora Brel si lascia tutto alle spalle e comincia
una vita molto avventurosa, a girare il mondo sul suo veliero chiamato Ascoy. Che personaggio, ragazzi! Sì, arriva in Polinesia. Che energia anche. Si ferma in Polinesia con la sua nuova compagna, una ballerina, e si ferma in un villaggio su un'isola dell'arcipelago delle Marchesi, dove era vissuto il pittore Paul Gauguin. Qui in Polinesia inizia una nuova vita, immerso in una società ovviamente del tutto diversa da quella occidentale, certo, con ritmi molto più umani e soprattutto circondato da una natura incontaminata. Nel frattempo però si ammala di cancro, cominciano segreti viaggi in Europa per sottoporsi a terapie nella speranza della guarigione, però registrerà l'ultimo disco appunto in queste isole, che sarà pubblicato nel 1977 con un grandissimo successo, però morirà a Parigi il 9 ottobre del 1978 ed è sepolto nel cimitero di quel piccolo villaggio dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. È stato definito uno dei più grandi artisti del XX secolo, capace di fare della canzone non solo un pezzo da ascoltare, ma una vera e propria rappresentazione teatrale. Si dice infatti che ogni spettacolo lo sfinisse proprio fisicamente, perché lo teatralizzava. Certo. E soprattutto questi recital grondavano, cito da un critico, grondavano realmente sentimento, tumulto, rabbia, dolore e ironia da ogni stilla di sudore. Quindi insomma fisicamente ci metteva oltre che intellettualmente, no? Oltre che l'anima, sì. Molto bello, davvero mi hai fatto conoscere un personaggio che personalmente non conoscevo, se non della canzone, certo, che poi andremo a sentire, che ha indubbiamente lasciato un segno più di altre cose. Però è giusto che andiamo a recuperare personaggi di rilievo. Una tua considerazione prima di andare con la lettura delle poesie del personaggio che tu bene ci hai raccontato? Ma sicuramente un personaggio molto inquieto, magari anche un po' difficile da capire, quando improvvisamente lascia il suo successo di cantante per fare questo viaggio in Polinesia, ma comunque è sicuramente apprezzabile, perché ha deciso di fare un cambiamento notevole nella sua vita che gli ha portato sicuramente un beneficio. Beh, il beneficio è, certo, ha conosciuto una nuova donna, sì, e ha vissuto a contatto con la natura. Un inquieto di natura, però insomma ha prodotto tanto questa, esatto, inquietudine, ha prodotto, no? Tanto, sì. Ha prodotto davvero molto. Andiamo a sentire quello che ha prodotto anche, certo, attraverso le sue poesie. Tre poesie. Comincio con la prima. Benissimo, ti, okay, lascio un sottofondo musicale. Sì. Musicale sbagliato, tra le altre cose, ma adesso arriva quello giusto, perfetto. Calma, ci siamo, eh. Vi auguro sogni a non finire, la voglia furiosa di realizzarne qualcuno. Vi auguro di amare ciò che si deve amare e di dimenticare ciò che si deve dimenticare. Vi auguro passioni, vi auguro silenzi. Vi auguro il canto degli uccelli al risveglio e risate di bambini. Vi auguro di resistere all'affondamento, all'indifferenza, alle virtù negative della nostra epoca. Vi auguro soprattutto di essere voi stessi. La trovo molto diretta, molto come, diretta, come molto espressione, immediata, sì, no? Molto carina, infatti, sì, la positiva. Conclusione è che è importante essere se stessi in ogni caso. Molto sempre, positiva. Comunque. Beh, questa è da sfruttare su Facebook, perché voi che ormai siamo diventati tutti molto comunicatori attraverso il social network, esatto, stupiremo, sì, qualcuno con questo artista, esatto, poeta, cantante, cantautore, questo personaggio davvero di rilievo che Giovanna Loda in Poesia che Passione ci sta portando in questa mattinata di lunedì 27 maggio. Ma le poesie, come detto, sono tre, quindi andiamo, sì, con la seconda. Andiamo con la seconda, che è un po' lunga ma è molto molto bella. Conosco delle barche che restano nel porto per paura che le correnti le trascinino via con troppa violenza. Conosco delle barche che arrugginiscono in porto per non aver mai rischiato una vela fuori. Conosco delle barche che si dimenticano di partire, hanno paura del mare a furia di invecchiare e le onde non le hanno mai portate altrove. Il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare. Conosco delle barche talmente incatenate che hanno disimparato come liberarsi. Conosco delle barche che restano ad ondeggiare per essere veramente sicure di non capovolgersi.
conosco delle barche che vanno in gruppo ad affrontare il vento forte al di là della paura. Conosco delle barche che si graffiano un po' sulle rotte dell'oceano ove le porta il loro gioco. Conosco delle barche che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora, ogni giorno della loro vita, e che non hanno paura a volte di lanciarsi fianco a fianco in avanti a rischio di affondare. Conosco delle barche che tornano in porto lacerate dappertutto, ma più coraggiose e più forti. Conosco delle barche straboccanti di sole perché hanno condiviso anni meravigliosi. Conosco delle barche che tornano sempre quando hanno navigato, fino al loro ultimo giorno, e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti perché hanno un cuore a misura di oceano. Riferimento a queste barche, ovviamente... È la metafora della vita. Della vita, certo. C'è chi si butta e vuole avere delle esperienze anche a costo di sbucciarsi le ginocchia, usando una metafora. C'è chi invece è pure stio e non esce dal porto, preferisce dondolarsi e rischia meno, e rischia meno o non rischia nulla, come spesso succede. Ad ognuno poi la scelta. Certo, bella comunque, mi piace molto questa, davvero. Hai scelto un'ulteriore poesia che mi è piaciuta particolarmente. Perfetto, e chissà la terza allora. C'è la terza, sì, che è molto famosa, nel senso che è una delle più famose canzoni di Jacques Brel. Il titolo originale è Ne me quitte pas, che significa non andare via. La leggo. Non andare via. Puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi, tutti i perché che uccidevano in noi la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è già passato e non esiste più. Non andare via. Non andare via. Ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai. Aprirò la terra giù fino nel fondo per coprirti d'oro, d'oro e di luce. E ti porterò dove non c'è più quel che tu cerchi e quel che tu vuoi. Non andare via. Non andare via. Per te inventerò le parole pazze che tu capirai. E ti parlerò di due amanti che per due volte hanno già visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re morto perché non ti ha visto mai. Non andare via. Nel vulcano spento che credevi morto, molte volte il fuoco è rinato ancora, ed il fuoco brucia tutto quanto intorno e non riconosce niente e nessuno. E quando c'è sera e c'è il fuoco, in cielo il rosso ed il nero non hanno un confine. Non andare via. Non andare via, io non piango più, io non parlo più, mi nasconderò e ti guarderò quando riderai e ti ascolterò quando canterai. Sarò solo l'ombra della tua ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via. Beh, messa in musica poi è sicuramente un pezzo straordinario. Sicuramente un pezzo molto stupendo. Davvero, sì, sicuramente. Sì, considerato insomma le ovvietà che sentiamo adesso spesso, sì, insomma, dovremmo andare a recuperare personaggi di questo calibro. Decisamente sono testi significativi e impegnativi. Sì, profondi, molto profondi, ma che comunque si riescono a comprendere. Molte volte ci sono, certo, questioni che davvero lasciano un po'... La poesia deve essere immediata per essere compresa, secondo me. Esatto, è comprensiva. Infatti io quando ti seguo vai a scegliere anche degli autori che siano comprensivi. Certo, altrimenti sì, diventa un mal di testa. Altrimenti secondo me il messaggio non passa. Esatto, e anche la profondità probabilmente, certo, non è così immediata. Esatto. Mi piace, brava Giovanna Loda. Infatti, e se non sbaglio poi tu ci sei anche settimana prossima. Sono la settimana prossima perché lunedì scorso avevo la tesi di mia nipote, non ho potuto venire. Che è andata bene, immagino. È andata benissimo, ha preso il massimo, benissimo. 110. Complimenti a lei e complimenti a chi sta per arrivare ad un momento così importante del cambio di vita, che, certo, è un passaggio come la tesi. Noi a questo punto ci salutiamo qua, ma lo facciamo, certo, ascoltando l'originale la voce di questo cantante, di Jacques Brel. Esatto, e quindi ti ringrazio per essere stata con Io noi. Io ringrazio te, ringrazio gli ascoltatori. Alla prossima, lunedì prossimo. A lunedì prossimo ritornerai ad essere qui con Alex. Grazie. E io ritornerò ad essere tuo ascoltatore. Perfetto. Ok, ciao, grazie, cara, Luca. Grazie, ciao, buona giornata. Altrettanto. Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol.
Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Sortilège, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. T'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège? Que vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendance. Guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.